Amici 22, Maddalena Svevi e Benedetta Vari demoliscono Mattia Cenzola, vede la clip e scatta il dramma nella scuola. Mattia Cenzola è stato, suo malgrado, protagonista del dating di Amici del 25 aprile. Infatti, il ballerino di Latino ha potuto osservare una clip piuttosto velenosa nei suoi riguardi. Infatti, le protagoniste del video erano le compagne di scuola Benedetta Vari e Maddalena Svevi, che davano il loro parere sincero sul Cenzola. L'ex ragazza del ballerino lo ha attaccato senza mezzi termini, mi sta sul cavo. Mi danno fastidio i suoi comportamenti, soprattutto i comportamenti per cui io mi sono stufata di lui. Non mi sembra migliorato. Mi sembra peggiorato. In particolare la pupilla di Emanuello si è detta convinta del fatto che Mattia faccia delle cose appositamente per le telecamere, fa le cose televisive tipo. Di diverso parere la compagna di ballo del ragazzo, che vede in lui spontaneità, se la vive male la telecamera. Fa troppe cate che non piacciono per rendersi conto della televisione. Ingenuo. Buffo e tamarro. Sbaglia troppe cose per essere televisivo. Va in imbarazzo. Va in tilt e fa il tamarro. Non ne azzecca una. Secondo Benedetta il ballerino di Latino non cambia il suo carattere in presenza delle telecamere e non fa nulla per raccontarsi o ingraziarsi il pubblico. Al contrario, Mattia sarebbe molto amato dai telespettatori solo per la sua bellezza, lui è molto fortunato perché è bello. Per farsi amare non fa un cavo. Se li devono inventare loro e dai team su di lui. Non si vuole fare vedere. Scappa dalle telecamere. La Vari ha elargito diversi aggettivi al compagno di ballo, tra cui, anche invisibile e tonto. Il ballerino di Latino, visionato il video che riportava le opinioni della compagna di scuola, è rimasto totalmente deluso e scioccato, soprattutto da Benedetta. L'opinione che più ha colpito Mattia è stata la convinzione della compagna di ballo che l'affetto del pubblico sia dovuto solo alla sua bellezza. Il ballerino ha lanciato una frecciata alla sua ex, non ero io quello che parlavo sempre dei followers. Poi, ha spiegato di essere del tutto se stesso in video. Mattia ha ammesso di essere introverso, sincero e di non parlare tanto, ma di volersi esprimere, soprattutto con il ballo, sono fatto così. Son contento di come sono e non me ne vergono. Benedetta aveva anche ipotizzato che Mattia cercasse un'amicizia con l'ex fidanzata per ottenere il favore del pubblico. Mentre lui ha rivelato di essersi avvicinato alla ballerina, proprio a telecamere spente, le ho detto Maddi. Nonostante mi tratti di merda ogni giorno, cerco sempre di mantenere un rapporto d'amicizia che non riesco ad avere. Ti voglio bene. L'allievo di Raimondo Todaro è anche scoppiato a piangere ed è stato difeso e consolato da tutti i suoi compagni. Dopo, il ballerino ha avuto un confronto diretto sia con Benedetta, che con Maddalena. La prima delle due gli ha chiesto scusa, mentre il compagno di ballo ha ribadito il suo punto di vista, ballo perché voglio esprimere quello che sento con quello. Maddalena, invece, ha ribadito le sue opinioni, ti contieni tanto, ma ha ammesso di trattare male il ballerino da un po' di tempo a questa parte, non nego che ti tratto male. Mi dispiace. Ma mi viene da dentro. Il Cenzola ha ribattuto che si tratta di avere soltanto rispetto ed educazione nei suoi confronti e la ballerina ha affermato che cercherà di cambiare.